Bene, buongiorno amici di areacentese.com, linea diretta, oggi si è trasferita all'aperto, all'esterno. Ci troviamo sull'argine destro del fiume Reno, precisamente a Pieve di Cento, perché è partito in questi giorni il cantiere per la realizzazione della ciclovia del Reno. Noi adesso faremo un volo con il nostro drone per farvi vedere di che cosa si tratta. Sono iniziati i lavori di realizzazione dei 42 km di ciclovia del Reno ER19 che si snodano lungo l'argine del fiume Reno collegando Trebbo di Reno a San Vincenzo di Galliera per un costo di 1,6 milioni di euro, finanziati con risorse dei fondi FSC 2014-2020, di cui 400 mila euro di finanziamenti regionali. Sono 7 i comuni attraversati dal percorso: Calderara di Reno, Sala Bolognese e 5 degli 8 comuni dell'Unione Reno-Galliera: Castelmaggiore, Argelato, Castello d'Argile, Pieve di Cento e Galliera. Il tracciato si innesta sulla rete della Bicipolitana, recentemente potenziata con l'apertura del locale reticolo della linea 6 e all'altezza della località Lippo di Calderara, grazie al ponte ciclabile in corso di ultimazione sul fiume Reno. Sarà dunque possibile raggiungere la ciclovia del Sole Eurovelo 7. Il progetto definitivo, condiviso da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Calderara di Reno, Comune di Sala Bolognese, è un'opera che darà luogo a un miglioramento strutturale del tracciato, con un fondo adeguato a ogni stagione e a ogni tipo di fruitore, e faciliterà il suo utilizzo con aree attrezzate per la sosta, segnaletica e supporti informatici di servizio. Avrete certamente capito, è un progetto molto importante, un primo stralcio che porterà alla realizzazione di 40 km e oltre e che ci porterà da Bologna verso Molinella, poi ovviamente il progetto proseguirà fino ad arrivare al mare. Grazie della vostra attenzione, alle prossime edizioni.